quello dell'assegnazione dell'incarico che si dice non sia stato fatto appunto in termini di trasparenza. Con deliberazione della Giunta Comunale 105 del 26 maggio del 2009 è stato conferito incarico per le valutazioni tecniche connesse alle scelte progettuali e alle eventuali problematiche ambientali della centrale al gruppo di tecnici Baciò, Cefali e Pandolfi. Qui c'è Pandolfi. L'importo dell'incarico è pari a 20.000 euro, oltre IVA ed accessori, ai sensi del vigente regolamento comunale sugli incarichi. Fino alla predetta somma è possibile l'affidamento dell'incarico in via diretta e senza lo svolgimento di procedura comparativa in presenza di specifici presupposti ritenuti sussistenti. L'incarico è stato formalizzato con deliberazione della Giunta, appunto atto pubblico, soggetto ad apposite forme di divulgazione, assolutamente rispettate, talché il procedimento espletato presenta alcun contrasto con i principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione. Arriviamo al punto 2. Dall'esito dello studio redatto dai predetti professionisti, l'amministrazione ha ritenuto di dare ampia pubblicità in assenza di disposizioni normative al riguardo, attraverso una conferenza stampa aperta alle principali testate giornalistiche diffuse nella zona e pubblicando la relazione scaturita sul sito istituzionale del Comune, più precisamente il sito P21, che ha visto l'intervento di diverse, almeno 40 interventi, tutta la cittadinanza che hanno avuto la cittadinanza interessata, ovviamente si vede gravato solo noi. Vogliamo ascoltare solo quello che è stato detto da una parte e non vogliamo sentire. Ma questa è la nuova idea di democrazia, Presidente. Visto che domande sono state fatte, io noto quello che sta succedendo. Io noto quello che avete fatto. Più precisamente ci sono stati, come dicevo, almeno 40 interventi a cui è stata data risposta appunto dai professionisti a cui era stato affidato l'incarico. Ancora! Sono state date risposte tecniche dai professionisti a cui era stato affidato l'incarico, garantendo la risposta ai tecnici e relatori sui quesiti presentati. La tipologia di contraddittorio così resa possibile è stata valutata dall'amministrazione come anche condivisibile da chiunque ne sia interessato e formale non sia documentata. Signor Presidente, se non c'è... No, la prossima volta di interruzione io faccio comprare l'altro. Ti faccio un piatto e non me ne vogliate voi. Vabbè, signor Presidente. E non arriverete neanche queste interruzioni. E poi non arriverete neanche a stendere gli striscioni. Ma se non volete io posso anche, se questa è la volontà democratica. No, la volontà democratica è quella che non decidono quelli di là. Non fate mai il confronto, ci fate fatte delle domande, se non delle risposte. Ma io sto cercando di rispondere, la filosofia è quella che la verità è una sola parte, allora io posso anche stare zitto. No, la prego di continuare. Posso stare zitto. Anche perché fra l'altro sta dando delle risposte. Io sto cercando di dare anche quella mia. Risposte puntuali a quelli che sono i punti della mozione come richiesto dall'opposizione. Vengo al punto 3. Il documento presentato dal coordinamento di Genova Sostenibile è stato ritenuto dalla Giunta Comunale, con la delibera 179 del 2009, non procedibile in quanto riveste per il contenuto le caratteristiche tipiche della mozione, che è un atto di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Infatti il CUE, testo unico degli enti locali, 167 del 2000, lo statuto e del regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini e consulte, prevedono che possono essere avanzate istanze, petizioni e proposte, ciascuna con proprie caratteristiche, ma in nessun caso ordini del giorno o mozioni che sono atti di natura e contenuto politici, non previsti nelle fonti predette. Per quanto attiene al Presidente del Consiglio, perché c'era un riferimento del Presidente del Consiglio, non trattandosi di materia a lui delegata, lo stesso ha ritenuto di chiedere il parere della Giunta Comunale, unico organo competente in tal senso, e come sopradetto si è espresso nella deliberazione numero 179 del 2009 ampiamente pubblicizzata. E per venire all'ultimo punto, quello della valutazione di impatto ambientale, c'è la Costa che presenterà alcuni giorni sul sito del Comune, lo studio di valutazione di impatto ambientale svolto dalla società e la nuova qualità ambientale
SRL, recentemente completa, e chiedeva conto di un elaborato all'epoca non ancora perfetto. Lo stesso comunque potrà essere condiviso con chiunque ne abbia interesse attraverso la pubblicazione sul sito del Comune che è avvenuta, come conosceva il consigliere Costa qualche settimana fa. Visto e considerati questi punti che rispondono a ciascuna delle richieste contenute nella mozione, questa maggioranza chiede di respingere la predetta mozione per i motivi sopra ricordati. Grazie consigliere Cerco. Ci sono altre richieste? È una mozione consigliere Cerco. Primo che vi fare con chiedere la parola. E grazie signore Sante.